La terza gara del CVF 2023, disputata sulle colline Permensi, ha visto il ritorno in campo di Ivan Martorelli dopo la sosta forzata per una verifica tecnica del suo Proto Villa B3, che è tornato subito protagonista, anche se ha dovuto lottare per il successo finale. La gara, organizzata dalla Federazione Italiana Fuoristrada, purtroppo ha risentito del weekend lungo ed infatti si sono presentate alla partenza solo 20 vetture. I piloti, che hanno corso sulla pista dell'agriturismo Rio Siso, comunque hanno dato uno spettacolo degno del livello che il CVF è solito riservare. Veniamo alla cronaca della gara nelle varie categorie. In classe A2 Luca Righelli ha corso in solitaria in quanto il rivale Claudio Labruzzo non ha partecipato per problemi al motore della sua Suzuki. In classe N1 Gazzetta Foglia, rientrati dopo lo stop di Cingoli, hanno portato a termine la loro gara senza grossi problemi, classificandosi al 13° posto assoluto. Nel gruppo TM si è registrata l'assenza eccellente di Duilio Lonardi ancora per problemi fisici, mentre a sorpresa si è iscritto Alessandro Bonetto, pilota iridato del Cross Country Rally, che si è cimentato nella velocità fuoristrada facendo segnare tempi di assoluto rispetto per essere la prima volta alla guida del suo Yamaha YXZ TM1. Davanti a tutti si è imposto il campione in carica Vittorio Gonella, precedendo il già citato Bonetto, Bertolani, Fontanini. La gara è andata discretamente bene, era iniziata non benissimo ieri, nel senso che abbiamo tagliato un paio di gomme e poi però siamo riusciti ad avere un passo buono, risparmiando anche un po' il discorso gomme e la meccanica della macchina, e alla fine abbiamo fatto dei tempi buoni nelle ultime manche, recuperando un po', perché ieri a fine giornata ero al secondo posto assoluto e oggi siamo riusciti a portare a casa la gara. È una terra particolare, nel senso che quando si bagna, come ieri che ha fatto un temporale prima della seconda manche, è abbastanza difficile, nel senso che il terreno diventa davvero tanto tanto scivoloso e quindi è difficile tenere la macchina in strada. Al contrario, quando si asciuga invece diventa davvero duro e la macchina ha tantissima trazione e difatti si va davvero forte. E comunque è una bella pista, è una pista di vero fuoristrada e l'ambiente è bello, siamo in mezzo alla natura, bellissimo. Sempre molto combattuta, la classe B1 ha visto Gazzetta Cortese piazzarsi al primo posto di classe ed al terzo assoluto, nonostante il minuto di penalizzazione subito in partenza della terza speciale. Renato Moscati ha concluso secondo davanti a Luca Zironi. La classe B2 ha registrato il primo successo di Renato Reggiani, che ha preceduto Lanfranchini Panizza e la Rodella Levole, giunte terze al traguardo nonostante qualche pezzo di carrozzeria perso sul percorso. Con il rientro di Ivan Martorelli nelle classi B3 e B4 è andata in scena una gara entusiasmante. Nella B3 Martorelli ha dominato, distaccando però di soli 52 secondi Enrico Giudici, autore di una grande gara che lo ha visto concludere al secondo posto. No, è stata molto bella, mi sono divertito. Non ha rovinato, ieri ha piovuto un po', subito sembrava che rovinava tutto, invece alla fine è diventata bella la pista. E ho avuto solo un problema nella quarta prova speciale, perché ho rotto un braccio della sospensione, sono stato un pochino ritardato, però sono arrivato in fondo e per il resto sono andato bene, sono secondo assoluto, quindi più che contento, assolutamente. Quella pista qua mi piace sempre molto, sia che lo facciamo in un giro in un senso o nell'altro, è sempre molto spettacolare, mi piace molto correre nel bosco, sotto il bosco, in queste piste naturali. La B4 ha visto primeggiare Stefano Fioroni, che ha amministrato la sua gara senza rotture, precedendo Francesco Moscati.